Il materiale presente in questo documento è a solo scopo informativo, non è in alcun modo un consiglio finanziario di investimento e l'autore non si assume nessuna responsabilità delle azioni intraprese. Il seguente documento non è stato scritto per incitare a compiere azioni illegali e criminali. Ti consigliamo quindi di informarti circa le leggi e le regole del tuo paese. Sta utilizzando i suggerimenti e le guide presenti in questo documento a tuo rischio. Coiners o Riccardo Masutti non garantiscono la sicurezza e la privacy sul tipo di utilizzo che fai di Bitcoin. Questo corso è suddiviso in tre sezioni principali. La prima sezione riguarda la sicurezza relativa a Bitcoin. Imparerai tutto ciò che devi sapere sull'acquisto e la gestione dei Bitcoin, oltre a tenere al sicuro le password che utilizzi per proteggere i tuoi Bitcoin. La seconda parte tratta della privacy di Bitcoin. Una delle grandi virtù di Bitcoin è che può essere utilizzato anonimamente, a differenza ad esempio di una carta di credito. Qui imparerai tutti i passaggi necessari per salvaguardare la tua identità offline ed online durante le transazioni che effettui sulla rete Bitcoin. La terza sezione esplora invece una serie di ipotesi estreme. Come si potrebbe eliminare Bitcoin dalla faccia del pianeta? Non, non viene posta come una forte possibilità futura, ma più per mostrare una serie di minacce cui Bitcoin potrebbe andare incontro in futuro. Infine il documento termina con una serie di guide sulla come utilizzare Electrum per creare un Bitcoin Brain Wallet, come creare un paper wallet Bitcoin criptato, come fiscare i trasferimenti tra le identità. Diciamo che ci sono tantissime guide. Per i neofiti che non hanno familiarità con Bitcoin non c'è problema. Il documento è stato ideato e pensato per soddisfare le esigenze di tutti quanti e parte dalle basi d'acquisto e gestione di Bitcoin. I neofiti impareranno moltissime cose semplicemente seguendo l'intero documento. Gli utenti più esperti di Bitcoin possono tranquillamente seguire le lezioni o i capitoli cui sono più interessati. Prima che mi dimentichi, questo è un contenuto relativo alla sicurezza e alla privacy. Alcuni dei passaggi che consigliamo potrebbero sembrare un po' da paranoici, potresti anche pensare che dovremmo investire su un cappello di carta stagnola piuttosto che sulle VPN. Tuttavia, il compito di Coiners e quello mio è quello di educare e formare le persone sugli scenari peggiori presenti oggi nella nostra società e cosa davvero sia necessario per raggiungere una totale privacy e sicurezza finanziaria. Negli ultimi anni Bitcoin ha conquistato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo per il suo repentino aumento di valore e la conseguente corsa delle istituzioni per regolarlo. Tuttavia, ciò che è importante di Bitcoin non è tanto il prezzo, ma la caratteristica con cui è in grado di democratizzare l'intero sistema finanziario globale. Mentre Bitcoin può essere considerato denaro anonimo, la blockchain che ne è alla base è tutt'altro, un sistema estremamente trasparente, immutabile e verificabile da chiunque. Questa apparente contraddizione permette alle persone di tutto il mondo di assaporarne la vera natura ed entrare nell'ottica che finalmente la libertà finanziaria è possibile. Bitcoin fa al denaro ciò che Internet ha fatto con l'informazione, fornisce un accesso indiscriminato ad un sistema finanziario decentralizzato. Ogni singola transazione è immutabilmente registrata e verificabile da ogni partecipante della, della rete finché esistono elettricità ed Internet. Grazie all'avvento di Bitcoin, la prima cryptocurrency al mondo, la criptofinanza è diventata un argomento molto discusso, ma anche nuovo e poco conosciuto. Quando se ne sente parlare, l'idea è quella che si tratti di una finanza legata alle cryptocurrency, quelle che di per sé si dà per scontato assicurino un certo livello di anonimato o segretezza in coloro che le possiedono. Questo però non è esattamente vero. Eh, le criptovalute assicurano anonimato a chi sa come rendersi anonimo, ma assicurano anche tracciabilità a, lo, a coloro che sentono la necessità di essere pubblicamente trasparenti per quanto concerne le loro proprietà in termini finanziari o criptofinanziari. Internet è sorvegliato, controllato, intercettato. Scordati di sentirti al sicuro quando navighi nel web. I provider di connettività di Internet sono società votate al profitto e alla collaborazione con il governo e questi sono i coloro i quali possono apprendere per primi i dati che invii o richiedi via Internet. Possono vedere tutto quello che fai e rimanere impuniti perché internamente tutto è possibile, sono loro che gestiscono la rete. L'importante per loro è non rivelarlo al resto del mondo. La tua connessione ad Internet a casa è relativa alla tua utenza. Quindi di conseguenza qualsiasi azione effettuata da quella connessione sarà riconducibile alla tua persona. Dimenticati di poter usare la tua connettività internet per operazioni volte a gestire i tuoi fondi criptofinanziari. Cercando di usare noti metodi di anonimizzazione della tua operatività su internet, come una VPN che ti fa assumere un IP differente, questi potrebbero destare sospetti. Il provider infatti saprà sempre che ti stai collegando ad una VPN, anche se non potrà ispezionare il tuo traffico. Appurato tutto ciò che è stato descritto da prima, è bene iniziare a pensare all'idea che noi tutti siamo già sotto controllo. E l'unico modo per sfuggire alla sorveglianza criptofinanziaria è quello di organizzarsi di conseguenza, utilizzando alcune tecnologie di pubblico dominio che ci consentono di aggirare gli eventuali controlli. La sicurezza, come la privacy, è un processo, non un acquisto. La prima cosa da ricordare prima di cambiare i software che utilizzi o acquistare nuovi strumenti e servizi è che nessun software o servizio ti darà protezione assoluta da hacker e dalla sorveglianza di massa. La totale sicurezza e privacy è solo un'illusione. In secondo luogo è impossibile proteggersi da qualsiasi tipo di attacco o aggressore, quindi è necessario concentrarsi su quali persone potrebbero desiderare i tuoi dati, cosa potrebbero desiderare e come potrebbero ottenerli. Se la tua più grande minaccia è la sorveglianza fisica da parte di un investigatore privato senza accesso agli strumenti di sorveglianza di internet, non è necessario acquistare un, un costoso device criptografato che afferma di essere a prova di NSA. Allo stesso tempo, se il tuo nemico è un grosso gruppo di hacker, un governo o qualche agenzia nazionale, devi essere pronto a difenderti e a sfruttare tutto ciò che il mondo ti offre. Oggi, grazie a Bitcoin, siamo in grado di difendere la nostra privacy finanziaria e scambiare valore tramite Internet senza intermediari, ma ciò ha un costo decisamente alto, che noi stessi siamo responsabili della nostra sicurezza e del nostro anonimato. Questo corso è stato ideato e sviluppato proprio per renderti maggiormente consapevole circa i temi di sicurezza e privacy e per insegnarti ad utilizzare Bitcoin nel modo più sicuro e anonimo possibile, un passo alla volta. Ma cos'è Bitcoin? Bitcoin non è solo una criptovaluta, è un nuovo sistema finanziario composto da più componenti. È stato inventato dal misterioso Satoshi Nakamoto nel 2008 e rilasciato gratuitamente al pubblico pochi mesi dopo. Uno dei punti importanti da tenere a mente riguardo Bitcoin è che, sin dalla sua nascita, non è controllato da alcun individuo, società o governo. Utilizza ampiamente la criptografia ed è basato su una rete peer-to-peer, -peer, P2P. Il protocollo Bitcoin stabilisce le regole di questo nuovo sistema finanziario decentralizzato, compresi quanti bitcoin possono esistere e come vengono creati e trasferiti tra i partecipanti. Tale protocollo è incredibilmente difficile da cambiare, in quanto ogni piccolo cambiamento richiede un consenso tra tutti i partecipanti della rete stessa. Il software Bitcoin fa riferimento a quei programmi che utilizzano il protocollo Bitcoin per verificarne le regole e le singole transazioni. Questi programmi agiscono come nodi nella rete distribuita di Bitcoin. I nodi possono anche agire come miner mettendo a disposizione potenza computazionale per risolvere appunto delle prove criptografiche stabilite dal protocollo e consumando quindi elettricità. Questa prova criptografica è onnipresente in Bitcoin e serve per proteggere e mettere in sicurezza la rete. I miner vengono premiati con dei nuovi Bitcoin ogni volta che risolvono tale prova criptografica. Bitcoin, come valuta o merce, può essere utilizzato per effettuare pagamenti online, rimettere denaro o regolare un debito. Mentre alcuni partecipanti della rete raramente si appoggiano a Bitcoin per la gestione a lungo termine delle proprie finanze, per esempio per evitare di essere sovraesposti all'enorme volatilità del valore dei Bitcoin stessi, altri lo utilizzano esclusivamente come riserva di valore e per speculare sui suoi utilizzi futuri. Legalmente, Bitcoin detiene uno status diverso che cambia da nazione a nazione. Mentre alcuni governi, tra cui quello italiano, lo considerano come una valuta virtuale, altri si sono spinti fino a vietarne l'uso ai cittadini. Bitcoin, in quanto in grado di togliere il potere ad uno Stato di stampare indiscriminatamente denaro, di effettuare prelievi forzosi, di congelare conti o di censurare delle particolari transazioni, è spesso visto come significativa minaccia ai regimi autoritari. Blockchain è il registro contabile di Bitcoin. A differenza di altri sistemi, dove i dati vengono modificati e cancellati continuamente, la blockchain di Bitcoin permette ai partecipanti la sola aggiunta di dati tramite blocchi. Questo in media accade ogni 10 minuti. Ogni blocco è collegato al precedente tramite una funzione criptografica chiamata hash. Tutti i blocchi creano una chain, catena, che può essere ripercorsa fino al primo blocco, il cosiddetto Genesis Block, minato per la prima volta da Satoshi Nakamoto nel gennaio 2009. Il collegamento crittografico assicura che nessuno sia in grado di aggiungere o rimuovere alcun tipo di dato dei blocchi precedenti, senza che ciò diventi evidente al resto dei partecipanti della rete. Ogni blocco è formato da più parti. 1. Riferimento al blocco precedente: questo rende impossibile riordinare le transazioni una volta che il blocco è stato minato. 2. Proof of work: i miner competono tra loro per risolvere dei puzzle matematici e ciò costa loro molta elettricità. Come dimostrazione del lavoro svolto, una volta riuscite a risolvere il puzzle matematico, viene inclusa la soluzione nel blocco. 3. Coinbase. Come ricompensa per il lavoro svolto, il miner è autorizzato ad inviare a se stesso dei bitcoin dal nulla in quella che viene chiamata transazione Coinbase. Attualmente questa ricompensa è di 12,5 bitcoin e viene dimezzata ogni 4 anni, halving. Fino a quando non verranno creati tutti i Bitcoin, ovvero 21 milioni circa nel 2150. 4. Transazioni. Ogni miner può includere a propria discrezione un numero di transazioni all'interno del blocco. Il peso del blocco è attualmente limitato ad 1 megabyte, che equivale a circa 2000 o 3000 transazioni. Ricorda che la blockchain non contiene i saldi dei conti dei partecipanti alla rete. Ciò viene effettuato solitamente dal software, il wallet o portafoglio, che calcola il saldo di ogni indirizzo riassumendo, riassumendolo in trasferimenti in entrata e in uscita. Alcune persone potrebbero pensare che non abbiamo bisogno di Bitcoin o potrebbero non capire a cosa serva. Similmente a quanto è successo durante i primi giorni del World Wide Web, Bitcoin sembra attrarre principalmente personaggi dalla dubbia provenienza, facilitare il commercio di droga o nascondere altri reati finanziari. Bisogna tenere a mente però che Bitcoin ha il potenziale di trasformare la società e costruire un'economia digitale dove chiunque potrà partecipare, libero da coercizione, censura e svalutazione. Banche, processori di pagamento ed altri servizi finanziari rimangono ancora oggi inaccessibili alla maggior parte della popolazione terrestre. Queste persone potrebbero anche essere in grado di vedere l'economia digitale che Internet ha permesso, ma non sono comunque in grado di prenderne parte come imprenditori, produttori e consumatori. Con Bitcoin viene finalmente conferito loro uno strumento per trasmettere valore monetario con la stessa facilità di inviare un messaggio. Possono sostenere i propri familiari all'estero, venire pagati per lavorare online e trovare alternative più economiche ai prodotti che consumano ogni giorno. Essenzialmente Bitcoin ha il potenziale di sfidare lo status quo dell'economia digitale. Questo però che è estremamente differente dalle altre forme di pagamento elettronico. 1. Le tue transazioni non possono essere censurate. Quando invi Bitcoin a qualcuno, nessuno sarà in grado di bloccare la tua transazione. Solo tu decidi con chi effettuare transazioni. Ciò significa anche che nessuno sarà in grado di riprendersi dei bitcoin a te inviati se cambi adesso il pagamento. In Bitcoin non esiste un'autorità centrale che si occupa delle controversie, ad esempio se il commerciante non consegnasse la merce. 2. I Bitcoin non possono essere sequestrati. I tuoi risparmi sono al sicuro da sequestri arbitrari da parte di società o governi. A differenza di banche e conti di risparmio, nessuno può ordinare alla rete di Bitcoin di spegnersi durante un'emergenza nazionale, una crisi economica o il collasso bancario. I tuoi conti non possono essere congelati e i tuoi fondi non possono essere sequestrati da remoto. Tuttavia hacker, ladri o la polizia potrebbero impossessarsi dei tuoi dispositivi, rubare i tuoi codici di backup o costringerti a trasferire i tuoi bitcoin a loro attraverso minaccia o violenza. 3. I bitcoin non possono essere svalutati da un ente centrale. La svalutazione della moneta continua a tormentare centinaia di milioni di persone in tutto il mondo ogni giorno. La possibilità che i tuoi risparmi evaporino e la diminuzione dei salari sono una minaccia concreta ed esistenziale. Possedere Bitcoin potrebbe essere una parte importante di una strategia di copertura per il futuro. Ci saranno sempre e solo 21 milioni di Bitcoin e non dobbiamo nemmeno fidarci sul fatto che tale soglia venga modificata o meno nel futuro. Code is law. Il codice è legge. Un altro punto da ricordare: la finanza richiede riservatezza. Non vogliamo che tutti i nostri amici o i passanti sappiano quanti soldi portiamo con noi nel portafoglio quando usciamo e le nostre imprese non funzionerebbero allo stesso modo se fosse possibile vederne la forza finanziaria, il reddito dei dipendenti ed i costi d'acquisto dei competitori. Utilizzare Bitcoin è con molta probabilità un modo più sicuro e privato per trasmettere valore rispetto ad utilizzare dei sistemi bancari tradizionali. Il sistema di Bitcoin sfida le nostre assunzioni su come pensiamo il funzionamento dei soldi e della sicurezza e ci impone di fidarci di noi stessi e di mettere a disposizione le nostre risorse per garantire una sicurezza dei nostri fondi. In cambio di ciò, possiamo godere di una maggiore libertà nella gestione della nostra ricchezza e nell'invio o ricezione di pagamenti più di quanto potremo mai fare con conti bancari, carte di credito o PayPal. Il dato su chi possiede quanti Bitcoin è registrato in un libro mastro decentralizzato chiamato Blockchain. Ogni conto ha un proprio saldo ed è associato all'hash di una chiave pubblica, che prende il posto del numero bancario convenzionale. Il proprietario del conto si identifica con una chiave privata, che è, per semplificare, un numero casuale molto lungo. Questo numero deve rimanere il più privato e al sicuro possibile. Entrarne in possesso significa, infatti, avere la possibilità di spendere i bitcoin del conto relativo. La chiave privata può avere diverse forme, per esempio, può essere su un file su un computer, un numero scritto su un foglio di carta, oppure sotto forma di più parole, il cosiddetto SID. Per generare e archiviare queste chiavi si incorre all'utilizzo del software. Questo software è conosciuto come wallet Bitcoin, portafoglio. Oltre a gestire le chiavi pubbliche e private, viene utilizzato per firmare messaggi, inviare Bitcoin e ricevere pagamenti. Un wallet Bitcoin completo può essere installato su un computer o smartphone, oppure può essere utilizzato sotto forma di hardware wallet, ovvero il portafoglio hardware.